Signore e signori, buonasera a tutti e benvenuti al 25esimo appuntamento stagionale con Sottorete, il rotocalco settimanale che TEF Channel dedica alla Sirze FT Perugia. Il primo appuntamento con gara 1 è stato all'insegna del fattore campo. La Lube batte l'Azimut Modena, così come la Diatec Trentino si impone per 3-1 sulla Sirze FT Conad Perugia. Ne parliamo con i nostri ospiti di questa sera e abbiamo un ospite davvero speciale. Stasera sotto rete c'è Ivan Zaitsev, schiacciatore dei Block Devils. Ciao Marco. E naturalmente buonasera. Ci fa compagnia Daniele Sborzacchi, giornalista del Corriere dello Sport. Buonasera. Compagno di viaggio di questa avventura 2016-2017 di Sottorete. Dunque, prima di parlare però di Diatec Sirze FT Conad, facciamo un leggerissimo passo indietro. Ivan, hai avuto un impatto globale su questi playoff scudetto davvero importante. MVP di gara 1 dei quarti, miglior realizzatore a Trento in gara 1 di semifinale. Insomma, quanto in qualche modo ti sono mancati i playoff scudetto del campionato italiano? Beh, sì, onestamente mi sono mancati tantissimo, perché il clima che si vive nei playoff è unico. Comunque la consapevolezza che hanno entrambe le squadre, comunque le squadre che scendono in campo per i playoff, di andarsi a giocare lo scudetto nell'arco di 2 mesi, c'è questa consapevolezza, c'è quest'aria particolare di tensione che fa sì che le partite poi diventino tutte speciali. Particolare molto curioso, Daniele, nella storia di Ivan, è che l'ultima gara dei playoff, prima di queste con la maglia della Sir, è datata 4 maggio 2014, è un Sir Lube che scrisse la storia di entrambe le squadre. Sono passati 1035 giorni da quella partita rispetto al tuo nuovo esordio nei playoff scudetto con la maglia di Perugia. Una storia molto particolare, Daniele. Molto particolare, sicuramente la ricorda bene lui, la ricordano bene anche i tifosi perugini, chiaramente, che è stata una serie straordinaria, insomma, all'insegna dell'equilibrio, all'insegna delle grandi emozioni. Su Ivan credo che oramai si è detto di tutto, si continua giustamente a dire di tutto per quello che rappresenta, non soltanto in campo ma anche fuori. Però ecco, in questo momento in cui la nostra attenzione è focalizzata più sul campo, devo dire che negli ultimi 2 mesi è cresciuto a livello di condizioni in maniera straordinaria ed è in questo momento un punto fermo assoluto, insomma, negli equilibri in campo di Perugia. E allora andiamo a raccontare questa gara 1, questa Diatec Trentino Sirze FT Conad 3-1 risultato finale. Lo facciamo anche con delle immagini esclusive che ha realizzato per noi Elena Ballarani, che era al Palatrento a seguire questo primo appuntamento dei playoff scudetto per quello che riguarda il turno di semifinale. E allora andiamo ad iniziare il racconto di questa partita parlando innanzitutto dell'atmosfera, per riagganciarci anche al discorso precedente. Un grande ambiente con, tra l'altro, una nutritissima presenza di tifosi perugini. Sì, l'ambiente è stato bellissimo, anche condito grazie ai nostri tifosi che hanno occupato praticamente la curva opposta ai tifosi di Trento, ed è stato bellissimo sentire i loro cori di incitamento già da inizio partita, dall'inizio del riscaldamento, e sembrava veramente di stare quasi a Perugia. Logicamente a Perugia c'è un pazzetto da 4.000 anime che urlano, però loro in 400 non hanno sicuramente fatto rimpiangere il nostro palazzetto. Numericamente, Daniele, è una trasferta importante, 400, oltre 400 persone, non proprio dietro l'angolo. Trento non è una delle trasferte più comode della stagione, sicuramente sono andato forse da record. Assolutamente, per certi versi ricorda un po' quell'esodo di 2 anni fa, in un'altra serie straordinaria arrivata a gara 5. A livello pallavolistico, insomma, non è assolutamente usuale testimoniare queste, diciamo così, migrazioni tra virgolette sportive per seguire la squadra del cuore. Sembra più quasi un aspetto calcistico, e ciò testimonia appunto la grande crescita non solo numerica ma di passione e anche di competenza che questa tifoseria ha fatto negli ultimi anni. È uno probabilmente dei dati, degli aspetti più particolari dell'ambiente Perugia, che tu conoscevi in un'altra storia ma che qui vivi in maniera completamente diversa. Sì, la vivo in maniera diversa, la vivo in maniera molto più intensa grazie ai tifosi, finalmente, che non mi dicono più abbassa la cresta, ma magari mi dicono alza la cresta, quindi ce li ho finalmente a mio favore. È un pubblico bellissimo, non posso che esserne felicissimo, e spero veramente di riuscire a dare un contributo importantissimo per dargli finalmente la tanto sperata gioia.
Queste sono le immagini del riscaldamento, insomma siamo ancora lontani dall'inizio del match, match che però la Sinza Fiti Conad ha iniziato, Ivan, in maniera prepotentissima con un grande primo parziale. Sì, era il nostro obiettivo iniziale, quello di dargli subito, di far sentire subito il nostro peso subito inizio partita, come dicevo, e ci siamo riusciti facendo, vincendo un primo set bellissimo dove loro erano veramente fermi al palo grazie alla nostra aggressività in difesa, in battuta, in attacco sotto tutti i punti di vista. Poi logicamente loro hanno un po' rimesso in equilibrio determinati aspetti, soprattutto anche della ricezione, sono riusciti a tenere la ricezione un po' più positiva e si sono appoggiati al loro gioco, il classico gioco che fa Giannelli, quello molto veloce, dove noi non siamo riusciti a trovare le giuste contromisure, cosa che invece avevamo fatto benissimo nel primo set. Una partita, come dicevamo, Daniele, iniziata fortissimo da Perugia, poi qualcosa ovviamente è cambiato, era lecito attendersi da Trento quel tipo di reazione. Sì, anche perché da questo punto di vista, e dico da quello della mentalità, è comunque un gruppo solido. Lo ha dimostrato riprendendosi immediatamente, e soprattutto ciò che fa la differenza quando si arriva ad un livello straordinario di equilibrio, giocando bene i punti che contano, magari con una grinta ed una cattiveria agonistica che fa la differenza quando il set è in equilibrio, soprattutto nei finali di partita. Si è appoggiato giustamente, come ha detto Ivan, al suo gioco, utilizzando anche spesso molto i centrali, facendo leva su una buona ricezione, però ecco, più che l'aspetto tecnico-tattico è stato determinante un po' nei finali di partita, appunto la maggiore aggressività, oltre a qualche colpo di classe, perché un ace, insomma, per annullare un set point non capita tutti i giorni e ha fatto la differenza. Oltre quota 20, insomma, nel secondo, nel terzo e nel quarto parziale si è decisa evidentemente la partita. È lì che Trento ha avuto le combinazioni migliori, le scelte migliori, le occasioni migliori. Però sono dettagli che possono variare in maniera impercettibile. Sì, loro sono stati molto più cinici nei finali di set, soprattutto nei finali di secondo e quarto set. Nel terzo, diciamo che hanno pescato un po' quel jolly che mi ha sorpreso, come diceva prima Daniele, entrando in battuta, mettendo in battuta Antonov, la cui caratteristica è battere in tutt'altra zona del campo. Mi sono esposto a destra, ho preso un ace lì a destra, cosa che non dovevo fare, però insomma non me lo aspettavo neanche, sono cose che capitano e niente. Poi ci si è messo anche un pochettino, non è un alibi, però quel set, il terzo set in particolare, è stato caratterizzato da tanto nervosismo anche per colpa di qualche decisione arbitrale che non è stata proprio giusta, mettiamola così, e la chiudo lì. Poi logicamente siamo entrambe le squadre, sia noi che Trento, siamo arrivati a giocarci secondo, terzo e quarto set appaiati a quota 20 più o meno, e da lì loro hanno fatto dei filotti di 4 punti a 1 in un'occasione, 4 punti a 0 nell'altra occasione del terzo set. Quindi lì vuol dire che, uno, dobbiamo essere più cinici, due, dobbiamo crearci, credo, in gara due un po' di un'assicurazione, come te la posso dire, la definirei un'assicurazione, nel senso di arrivare con qualche punticino di vantaggio in più nei finali di set. Logicamente il fattore campo anche per loro ha influito moltissimo, perché andavano a braccio sciolto senza pensare a nulla, rischiando il tutto per tutto, cosa che era l'unica cosa che potevano fare, e gli è riuscita molto bene. Quindi diciamo che si giocherà un'altra partita punto a punto, e credo che sia noi, consci del risultato di gara 1, sia il nostro pubblico, ci darà una grandissima mano per metterci in altre condizioni per gara 2. Giannelli ha detto a fine partita: sono stati set decisi da un paio di palloni e abbiamo fatto fatica con ricezione staccata. Daniele, ovviamente l'arma del servizio rimane il pericolo più temuto in casa di Atec. E si è visto chiaramente nel primo set, in cui Perugia ha messo tutto il suo potenziale dalla linea del servizio, chiaramente spostando subito l'inerzia e gli equilibri della partita dalla sua parte. Poi però, spezzando una lancia a favore di Trento, devo dire purtroppo questa squadra ha dimostrato veramente una grandissima compattezza, cioè nei momenti di difficoltà
ha messo veramente poco tempo per ricalarsi subito nel clima della partita, un po' infervorato dall'ambiente, un po' anche con qualche, diciamo, trash talking, come si dice in NBA, sotto rete, insomma, qualche parolina di troppo, che per carità, però a volte, insomma, destabilizza anche a livello caratteriale l'equilibrio totale. E quindi, diciamo, per dirla in parole poche, facendo un po' di caciara, diciamo così in gergo, magari ha ritrovato subito quella cattiveria che gli ha consentito di rimettere il muso davanti. Anche questo comunque è un aspetto da grande squadra, perché qua, quando si arriva, insomma, tra le migliori quattro, ogni mezzo, sportivamente parlando naturalmente, è lecito per cercare di guadagnare qualche punticino in più. Ivan, tu che sei specialista dal punto di vista caratteriale, anche di gestioni calde, come si gestiscono queste tensioni che si sono viste anche nel corso di questa partita sotto rete? Sì, questo è vero, siamo stati secondo me poco lucidi nel farci innervosire, nel perdere quella concentrazione di cui avevamo bisogno per andare a vincere in casa loro, per andare a fargli mancare quelle sicurezze che volevamo farli mancare a inizio partita, cosa che comunque vogliamo continuare a fare in questa serie, perché loro, anche pur non avendo mai perso in casa, credo che se noi riuscissimo a mettergli un bastoncino anche minuscolo nell'ingranaggio, quindi portargli via una vittoria in casa, lì si potrebbero scritolare tantissime certezze da parte loro. Però ecco, sì, c'è stato qualche episodio, in particolare Pippo Lanza che ha urlato in faccia a noi dopo un punto, ma sono cose che ci stanno, le ho fatte anch'io, ci sono passato, le ho subite, le ho fatte, quindi bisogna soltanto essere talmente lucidi e equilibrati nel reagire con rabbia agonistica, trasmetterla sul campo, piuttosto che magari perdere lucidità sotto l'aspetto del gioco. Ecco, non è un'accusa, non è un'accusa verso nessuno dei miei compagni, non è un'accusa nei confronti di Filippo Lanza, però ecco, bisogna essere soltanto più lucidi, punto. Ivan diceva, Daniele, sgretolare le certezze. Da questo punto di vista c'è un precedente importante in cui, in fatto di capacità di sgretolare le certezze degli avversari, la SIR costruì qualcosa di importante. Parliamo della serie di semifinale Scudetto contro Piacenza. Anche lì, casualmente, la prima partita finì 3-1 per Piacenza, ma poi Perugia cominciò a sgretolare le certezze di una Piacenza fortissima, quella di Vettori, De Cecco, Simon, eccetera, arrivando a chiuderla la quinta partita. Sì, lì diciamo che in quel periodo la consapevolezza proprio dentro i playoff aumentò dopo quella sconfitta di Piacenza. Io mi ricordo benissimo anche la settimana che precedette, insomma, a gara 2. E la squadra poi in campo si trasformò, si esaltò, ogni giocatore riuscì a raggiungere un po' l'apice del rendimento, non soltanto dal punto di vista tecnico ma proprio della ferocia agonistica, Tanasevic su tutti, tranne per ricordarne uno. Quindi diciamo che ciò è un dato che lascia ben sperare, assolutamente, anche perché continuo a ribadire che questa sarà una sfida, una serie molto lunga, come anche l'altra sfida di semifinale. Pareri contrastanti in casa a Trento su un aspetto che è stato rimarcato dopo questa gara 1. Lanza ha detto loro sono più individualisti, noi più squadra. E Lorenzetti invece ha detto andiamoci piano con questi confronti, sono sempre pericolosi e pensiamo più a noi che a queste cose. Sì. Come lo vedi? mi è scappata una risata perché pensando anche a quello che ci siamo detti, quello che è successo anche nell'immediato dopo partita, penso che all'interno del nostro spogliatoio ci sia un clima molto di squadra. Poi logicamente sulle ali dell'entusiasmo di una bella vittoria in casa, dove magari loro sono partiti un po' spiazzati grazie al nostro quel primo set, no? Magari i commenti sono stati anche un pochettino più forti da quel punto di vista, quindi credo che mi trovate d'accordo con quello che ha detto Lorenzetti, nel senso che comunque queste dichiarazioni ci si va piano. Logicamente loro sono stati più squadra nell'andare a chiudere nei finali di set, noi siamo stati meno squadra, non lo direi, diciamo che loro hanno fatto qualche bella azione individuale, cosa che è partita anche dalla battuta, vedi nel finale di terzo set, nel finale anche di secondo set,
Poi logicamente hanno fatto qualche bella difesa di squadra, qualche bella azione di squadra, quindi ci sono stati sia degli episodi individuali sia degli episodi di squadra, quindi, però non è quello il termometro per definire se una squadra è più squadra dell'altra. Certo. Lorenzetti ha detto tante cose interessanti, un'altra molto psicologica riguardo alla sua squadra, ha consigliato ai suoi di non subire il tabellone. Ma guarda, a me Lorenzetti piace moltissimo per non solo la sua grande esperienza nell'aver saputo gestire negli anni passati anche i giocatori e equilibri di squadra veramente difficilissimi da gestire, Modena su tutti della scorsa stagione, quindi è un allenatore che a mio modo di vedere in determinate circostanze può anche portare qualche punto in più, soprattutto quando la sfida è molto equilibrata. Perché? Perché ha una lucidità e una esperienza tale che in determinati frangenti insomma sicuramente garantisce molto. È chiaro che ha già spostato l'asticella, ha già capito che Perugia può soltanto crescere e quindi mettendo in guardia i suoi gli ha fatto capire che non basterà probabilmente giocare come ha fatto Trento in gara 1 perché si troverà in tutt'altra situazione al Pala Evangelisti. Anche tu prima hai parlato dei cambi, degli innesti che hanno in qualche maniera cambiato le sorti dei set Antonov e Nelli pescati dalla panchina da Lorenzetti, che ha parlato sì di cambi ma anche di fattore C, insomma anche la fortuna ha il suo ruolo. Certo. Beh sì, diciamo che anche lì quando le partite si decidono in pochi palloni nei finali di set ci sta anche una botta di C ogni tanto, diciamo che fa parte del gioco. A noi è mancata forse un po' di quello in qualche contrattacco che non abbiamo messo giù in qualche fase molto molto calda della partita. A loro invece gli è venuta bene, metti una battuta sulla riga, metti un attacco in mezzo al muro che si è infilato, quindi piccoli dettagli che decidono nel corso di una partita, sono cose che comunque capitano, ci sono passati tutti le hanno fatte, tutti le hanno subite, quindi in questo caso le subiamo noi, le abbiamo subite, bisogna soltanto essere consci del fatto che gara 1 è andata, non è successo particolarmente niente di che, logicamente il dispiacere e il ramarico di non aver realizzato il nostro desiderio di espugnare il Pala Trento rimane, però ecco, dobbiamo essere consci del fatto che siamo una squadra forte, siamo squadra e ci stiamo allenando molto bene per preparare questa serie e non vediamo che arrivi sabato per dimostrarlo. Per completare il discorso su questa gara 1 andiamo a sentire le voci raccolte a fine match da Elena Ballarani, in particolare quelle del coach Lorenzo Bernardi e di Gino Sirci. Sì, sì, mi aspettavo esattamente tutto questo. Chiaro che questo palazzetto per me non è una cosa nuova, mi ha dato sempre delle grandi gioie, delle grandi emozioni. Chiaro che venirci a giocare contro per un appuntamento così importante, ancora di più. Però queste sono cose che bisogna lasciarle un po' da parte ed affrontare il nostro lavoro nel miglior modo possibile. Ma promuovo sicuramente la grande determinazione, volontà e capacità di ritornare nella partita nel secondo e nel terzo set, anche quando eravamo sotto di 4-5 punti, quindi grande consapevolezza nei nostri mezzi che possiamo giocare e non mollare mai perché abbiamo sempre l'opportunità di rientrare in partita. È chiaro, dobbiamo limare qualche cosina perché loro chiaramente grazie alla loro qualità possono produrre dei break importanti, noi lì dobbiamo cercare di lavorare un po' meglio, ma tutte e due le squadre hanno dei giocatori molto importanti in panchina, quindi bisogna sempre aspettarci qualsiasi cambio, qualsiasi cosa. Sapevamo che sarebbe entrato anche Nelli, sapevamo quello che avrebbe fatto il palleggiatore, sapevamo le direzioni, quindi va bene così. Poi è chiaro che non è sufficiente perché ci vuole anche, c'è sempre la grande qualità dei giocatori individuali di tutte e due le squadre. Ora c'è gara 2, ma il Pala Trento è davvero così inviolabile dopo che l'hai vista oggi? Queste sono statistiche vostre che tanti amano parlare, io non ci credo a queste cose qua. Il campo è quello, la rete è 2,43 metri, il pallone è sempre quello, quindi i tifosi non giocano, quindi io non ho nessun timore da questo punto di vista. Più intensità alla fine, è stato più, siamo un po' afflosciati alla fine, siamo arrivati lì quasi che ci è presa la paura, invece dobbiamo essere più grintosi, più concentrati,
perché è proprio alla fine che si giocano, diciamo, le partite importanti come queste. Abbiamo visto che loro sono entrati più concentrati, cioè sono praticamente mantenuti più concentrati, hanno fatto quindi un rush finale, e questo rush finale gli ha fruttato tre set. Abbiamo sentito, Ivan, anche Lorenzo smitizzare un po' questo aspetto del fattore campo. È stato fatto anche dalla parte di Trento in vista di sabato prossimo, ma in realtà è proprio così? È tutto uguale oppure cambia qualcosa? Ci sono aspetti che influiscono fra il giocare in casa e fuori? Beh, idealmente parlando non cambia nulla, nel senso che se una squadra a partire da staff, allenatori e giocatori in campo riesce a mantenere la propria lucidità a livelli molto alti, logicamente riesci anche a metterti in una sorta di bolla ed isolarti anche dall'ambiente esterno, quindi bisogna essere soltanto concentrati. Appena magari succedono, come è successo in gara 1, episodi di nervosismo, decisioni arbitrali a favore della squadra di casa, la poca lucidità porta a pensare subito a vedi, se fossimo stati in casa l'arbitro magari ce la dava a noi, vedi questo qua che ha tirato, ha preso il mignolo in casa sua, magari se lo faceva a Perugia la tirava in tribuna. Si insinuano queste piccole indecisioni, dubbi che portano soltanto a togliere energie mentali che invece servono esclusivamente a pensare alla palla che stai giocando, a mettere per terra il punto decisivo, che può essere quello dell'otto pari, può essere come quello del 25. Quindi bisogna soltanto riuscire ad isolarci nel caso in cui andiamo a giocare fuori casa. La capacità, insomma, Daniele, di pensare sempre al prossimo pallone. Assolutamente sì. Voglio vedere anche per certi versi in campo una reazione dal punto di vista della correlazione muro-difesa, che secondo me Trento ha usato molto bene, perché è riuscito in un modo o nell'altro, un po' anche con un po' di fortuna in determinate circostanze, a ritirare su dei palloni e poi a mettere a terra in contrattacco in maniera non proprio tanto appariscente, però in determinate situazioni importanti è stato un aspetto sicuramente sul quale Trento ha fatto leva. Quindi generalmente Perugia, non lo scopriamo sicuramente adesso, credo che continuerà a forzare al massimo in battuta, perché è un po' la sua caratteristica, cercando magari, ecco, di tirare su ancora di più l'aspetto difensivo, qualche pallone poi da rimettere a terra in fase di contrattacco. Con la grafica andiamo a vedere che cosa è successo anche dall'altra parte del tabellone. I risultati di questa gara 1 delle semifinali scudetto della Superlega Unipolzai ci hanno detto del successo di Trento per 3-1, ma anche della vittoria sofferta di Civitanova al tie-break sull'Azimut Modena. Se è vero, in qualche modo si continua a ripetere, che si azzera tutto nei play-off rispetto a quello che è successo nella regular season, una Modena un po' zoppicante ha dimostrato di tener fede a questo detto. Insomma, se l'è giocata alla grande a Civitanova. Beh, quando arrivano le semifinali scudetto, quello che è successo in passato credo che venga proprio totalmente cancellato. Si va in campo al 300% cercando di raggiungere l'obiettivo un passo alla volta, una gara alla volta. Quindi Modena magari dopo un ultimo mese, un mesetto e mezzo, dove ha faticato un pochettino, ci sono stati dei commenti strani usciti fuori all'interno della squadra, intorno alla squadra, sono tutte cose, come dicevo prima, che tolgono concentrazione. Poi Modena è una squadra molto solida, purtroppo lo sappiamo molto bene quest'anno, e quindi hanno delle qualità individuali e di squadra che sono veramente veramente altissime, tanto che hanno rischiato subito di portare a casa una partita a Civitanova, che Civitanova ha perso due partite in tutto l'anno. Quindi credo che anche qui c'è stato, credo, quel togliere qualche certezza a Civitanova da parte di Modena, anche se hanno perso la partita, però penso che questa cosa sposterà qualche bel equilibrio nel corso di tutta la serie. Daniele, un Ngapet informato straordinario, quasi Ngapet contro tutti. Se Modena riesce a sistemare qualcosa, a far crescere il livello di qualcun altro, forse sono dolori anche per Civitanova. Ma dal punto di vista del talento non lo scopriamo sicuramente adesso. Non posso far altro che sottoscrivere questa disamina lucidissima di Ivan. Anche secondo me
al di là dell'aspetto che Civitanova è arrivato in crescendo esibendo una pallavolo straordinaria nell'ultima parte della stagione, però regolare, qua è tutta un'altra storia e quando i duri cominciano a giocare, insomma, bisogna alzare ulteriormente il livello. Credo che Modena abbia per certi versi fatto capire che può sovvertire il pronostico ed arrivare in finale scudetto. Apriamo adesso una parentesi importante, perché non c'è solo la pagina dei playoff scudetto, c'è anche quella della Champions League. Ovviamente qui la SIR la fa da spettatrice, ma noi vi riproponiamo anche questa settimana con l'immagine che prendiamo dal nostro touch screen, l'home page del sito della Final Four di Champions League, dove capeggia ovviamente questa bellissima immagine di Ivan, uomo simbolo nella tua Roma della Final Four di Champions League. Sì, questo sarà un evento bellissimo, sicuramente stupendo giocarlo per me a Roma, nella mia città dove ho casa, dove un po' sono maturato, dove ho conosciuto mia moglie, in un palazzetto dove sono riuscito a mettere i miei primi punti importanti con la nazionale nel mondiale 2010, nello stesso palazzetto dove giocheremo le finali, quindi tantissime emozioni che però adesso hanno poco spazio in me, perché logicamente dobbiamo prima pensare ad altro, prima dobbiamo pensare a Trento, prima dobbiamo pensare alla settimana di allenamento, questa qui che viene, di avvicinamento a gara 2, per poi una volta magari superata la serie di Trento cominciare a un pochettino a pensare alla Final Four di Champions League, che tra l'altro è la prima Final Four per me, è la prima in assoluto per me, è la prima in casa, quindi non può che trovarmi molto molto motivato e preparato. So che Roma risponderà alla grande, so che tutta Perugia si trasferirà, diventerà un po' romana in quel weekend, quindi sinceramente non vedo l'ora che arrivi. Il legame Roma-Perugia, Daniele, è un classico un po' dello sport perugino, in qualche modo. Se ricordiamo i tempi del Perugia di Gaucci, viene immediato il travaso fra le due città. Assolutamente, anche con l'attualità, visto che anche il presidente attuale è Santopare, a livello calcistico è romano. E non c'è altro da aggiungere, insomma, tutti aspettiamo con grandissima trepidazione veramente un evento straordinario dove la qualità è altissima, dove sarà veramente bello gustare ogni istante, insomma, di due giorni che regalerà grandissime emozioni. E credo che Perugia ci arriverà, insomma, bella carica, perché è consapevole, insomma, del grandissimo traguardo raggiunto. Ivan, nei risultati che sono maturati nelle gare di andata dei playoff a 12, c'è qualcosa che ti ha sorpreso? Sono andate esattamente come ti aspettavi? Sì, fondamentalmente mi aspettavo che Mosca vincesse contro i turchi, contro Izmir, ma non così nettamente. Mi aspettavo una partita più combattuta, soprattutto in trasferta, dove io, conoscendo abbastanza bene l'ambiente di Mosca, della squadra, di solito si faticava sempre un po' di più in trasferta, però per il resto diciamo che i pronostici sono stati rispettati, Modena e Civitanova sono andati tranquilli in Polonia, Kazan non ne parliamo, quindi aspettiamo un po', ho nominato queste quattro tralasciando le altre, perché credo che queste quattro, tra queste quattro squadre, tre arriveranno. Sì. Arriveranno a Roma, quindi sicuramente ci sarà un'italiana, secondo me, sicuramente ci sarà, secondo me, anche Kazan, e poi probabilmente ci sarà anche Mosca. Bene, vedremo come andrà, teniamo buono questo pronostico di Ivan, e adesso invece apriamo una parentesi sempre dedicata ovviamente ad Ivan, ma andiamo un po' a cercare qualcosa di particolare. Non è facile, perché possiamo dire, Daniele, che dalle Olimpiadi in poi probabilmente di Ivan è stato detto di tutto e di più. Sviscerato, insomma, un po' tutto. Beh, diciamo che per cercare qualcosa di particolare bisogna andare a scovare. Però abbiamo qualcosa. Qualcosa che, ce n'è ancora da scoprire, ce n'è. Che nel web non esiste più, come non esiste più il Perugia Volley, ovviamente, nella versione di Sciurpa e Company, però si trova ancora, andando a scavare nei meandri del web, ho quasi paura. Questa pagina web che racconta di una Perugia sconfitta a Cuneo per 3-1, in realtà nell'ultima parte di questo pezzo di Eleonora Cozzari c'è scritto: a Cuneo Ivan Zaitsev ha esordito nella massima serie. L'alzatore biancorosso è il giocatore più giovane della Serie 1 e domenica prossima compirà 17 anni. Era il 25 settembre 2005.
Ricordi? Bei tempi. Ricordo una partita allucinante di Wout Weismanns che ci ha ammazzato, sì, quello sì. Ricordo 31 punti. Ricordo che ci hanno preso a pallonate, ci ha preso a pallonate in particolare lui. No, è stata una bella emozione entrare in campo e fare il mio esordio a poco meno di 17 anni e quindi dai, da lì è partito un po' tutto. Io non credo nel destino, non credo nelle coincidenze, non credo in tutto questo, però credo che il mio legame con Perugia parta da lì. Ho fatto il mio esordio in Serie A qui, sono tornato a giocare qui, ho vinto il mio primo scudetto qui, purtroppo, per voi, per noi, e quindi c'è qualcosa di particolare che mi lega a questa città e quindi anche quello è un bellissimo ricordo. Curioso che proprio in quella pagina ci siano delle tre immagini, due che sono legate anche all'attualità, Massimo Caponeri e Goran Vujovic. Sì, anche lì c'era Massimo che continuava a tirar fuori le sue perle dal cilindro che tira fuori quotidianamente con noi quest'anno. C'era Goran, logicamente, che è stato anche il mio compagno di stanza e che conosco benissimo e che quindi rispetto moltissimo come giocatore e come persona. Ricordiamo che Massimo, quando è venuto qui, ci raccontò, Daniele, di un Ivan col motorino che andava... Quando appena uscito da scuola, insomma, pronti via per l'allenamento, sì, assolutamente. E un'altra immagine, sempre presa da questo meandro del web, è la prima scheda del giovane Ivan Zaitsev, che allora vestiva il numero 2. Una scelta obbligata da mio papà, più o meno, diciamo che per chi ha avuto la possibilità di vedere lo speciale fatto dalla Rai può, diciamo, intuire il carattere, la presenza di mio padre in casa che comunque cercava sempre di farmi ripetere lo stesso percorso che aveva fatto lui, quindi ricominciare a giocare da palleggiatore e giocare logicamente anche con il suo numero, però adesso sono un po'... togliamo sta cosa per favore perché veramente... No, è una roba incredibile, cioè, proprio... Ne prendiamo solo un paio di quelle salvabili. Lasciamo perdere. Cantante preferito, dicevi, Vasco e Ligabue. Mi aggancio a questa cosa solo per dire una cosa, riguardo alla regular season, alle trasferte della regular season. Vasco e Ligabue sono stati per te in qualche modo degli esempi, perché hai fatto una regular season da rockstar in tutti i palazzetti dove sei andato, certo, a giocare, pubblico in visibilio, tutto esaurito, scene veramente da rockstar. Sì, scene da panico, sono cose belle perché sono un po' le cose che fanno da termometro per me per capire che riesco a trasmettere le emozioni che ho dentro, esternarle quando sono in campo e far emozionare le persone, quindi queste cose sono bellissime. Cerco sempre di dedicare del tempo a tutti i fan che cercano di conoscermi, che cercano un contatto con me, quindi non posso che mettermi a disposizione a fine partita con quel poco tempo che abbiamo prima della partenza del pullman con i tifosi, con chi viene verso di me, insomma. E giustamente l'autista credo che si sia lamentato in tante circostanze, purtroppo per lui, ma... Perfetto, Ivan, è stato anche questo. Sì, l'ultima cosa, sempre presa da questa scheda, il tuo sogno nel cassetto, nel lontano periodo del tuo esordio, era riuscire a sfondare nella pallavolo. Ecco. Direi che tutto sommato te la sei cavata. Per forza, perché no, era un po' il pensiero di mio padre, era un po' il desiderio di mio padre. Ti ringrazio perché ha saltato la parte centrale, perché veramente sorvoliamo una roba allucinante. Lì si capisce che veramente la testa ce l'avevo proprio da un'altra parte, non era proprio cosa, quindi riuscire a sfondare nella pallavolo, sì, riuscire a dare soddisfazione a mio padre più che altro, perché mi rompeva talmente tanto che dovevo per forza diventare qualcosa o qualcuno nella pallavolo. Lo sono diventato cambiando ruolo e meno male, perché veramente mi sono rinato da quando ho cambiato ruolo, da quando mi sono un po' tolto questa scimmia dalla spalla che mi aveva messo su mio padre, bella pesante, bella grossa, un bel orangotango, mi sono una scimmietta quella piccolina, un gorilla qua appoggiato, bello.
quindi bene così, dai. A proposito di questo, abbiamo la terza e l'ultima immagine che è presa proprio dal documentario di cui hai parlato anche tu. È fantastica, una delle immagini più belle di questo comunque bellissimo documentario che ha raccontato quello che c'hai, anche molto di quello che ci hai appena detto, la storia di questo rapporto con la tua famiglia, con un padre importante. Sì, questa immagine è bellissima perché rappresenta un po' l'amore familiare che delle volte è venuto a mancare nella nostra famiglia. Il nostro rapporto è stato di amore e odio, di alti e bassi, molti bassi, pochi alti, diciamola così. E questa immagine è bella perché siamo riusciti a cogliere il momento in cui mio padre era tornato qui per trovarmi. Ha passato qui da me un paio di settimane anche in occasione delle partite di girone di Champions contro la squadra russa di Belgorod, dove lui allena e collabora, e questa è stata fatta sul vialetto di casa, dove in mezzo c'è il nanetto che è mio figlio e padre, figlio e nonno in un'unica immagine. È una bella cosa, logicamente papà sta già forzando la mano dicendogli dai, fagli fare il palleggiatore, però basta. Invece però abbiamo visto anche qualche bagger. Sì, la cosa bella è che non gli ho mai insegnato nulla, e c'ha un talento incredibile già con la palla, quindi però assolutamente cercherò di non rifare gli stessi errori o lo stesso percorso che mi ha fatto passare mio padre, insomma, le peripezie che mi ha fatto passare mio padre, senza, non forzerò mai le decisioni di mio figlio, ecco. La potremmo intitolare, chissà col tempo, Daniele, generazione di fenomeni, questa foto? Anche nel nostro mondo, insomma, ha fatto storia, credo che a maggior ragione, vedendo questa istantanea, insomma, sia più che mai d'attualità, tre generazioni a confronto, tre livelli di classe, insomma, ognuno a modo suo, ogni percorso da sviluppare ancora, quindi sicuramente è veramente uno sfondo bellissimo. E per chiudere il quadro sulla storia, abbiamo detto prima quelle immagini e quell'articolo era scritto da Eleonora Cozzari, possiamo dire che c'è stato un legame in qualche modo, una simbiosi con Eleonora che è continuata nel tempo. Sì, è continuata nel tempo, ci siamo conosciuti all'epoca dell'RPA di Perugia, quando ho fatto gli esordi e lei faceva la detta stampa. Mi ha subito preso a cuore perché evidentemente è riuscita a vedere in me qualcosa di nascosto, qualcosa che questa intervista che abbiamo tirato fuori prima nascondeva, o comunque tirava fuori qualcosa di sballato in me, quindi c'è stato un legame molto intuitivo, anche caratteriale, che si è protratto nel tempo. Adesso abbiamo collaborato per qualche altro pezzo, lei comunque ha fatto la sua strada, si è spostata in altri ambiti, però comunque un bel rapporto è rimasto. Bello, Daniele, che si cresce con le squadre, si cresce professionalmente anche nel mondo della comunicazione. Ma io ricordo anche con Eleonora, tra l'altro, anche quando ero addetto stampa della Sirio, lei ai primi passi, prima con La Voce, poi La Voce di Perugia, poi insomma ha fatto anche una bella carriera a livello di comunicazione. Sicuramente, insomma, ogni tanto ci torniamo sopra anche tra colleghi, con Simone Camardese, Alberto Aglietti, insomma con te stesso, da tanti anni che seguiamo la pallavolo perugina, ed è bello ripercorrere anche quei momenti, ricordarci come eravamo e come sono cresciuti protagonisti, che sono ancora protagonisti oggi, insomma. Assolutamente. E allora non ci rimane che ricordare l'appuntamento di sabato prossimo al Pale Evangelisti. Si gioca gara 2 delle semifinali Scudetto alle 18 in campo Sirza Feticona al Perugia e Diatec Trentino, appuntamento assolutamente da non perdere. Noi naturalmente ve lo racconteremo nella prossima puntata di Sottorete. Per questa settimana grazie naturalmente a Ivan Zaitsev, che è stato con noi a raccontarci questo momento e tanto altro. Grazie Ivan. Grazie Marco. E grazie naturalmente a Daniele Sborzacchi, che ritroverete la prossima settimana insieme a me per raccontare gara 2 delle semifinali Scudetto. Grazie a voi. Per questo appuntamento numero 25 con Sottorete è davvero tutto. Grazie per l'attenzione che ci avete dedicato e buon proseguimento di serata.